Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, erano una decina di giorni che non ci sentivamo dall'acquisto di Radonic e questo è uno dei video più tristi, diciamo, che non avrei voluto fare perché comunque si racconta di una cessione illustre. Come sapete tutti, Bremer è stato venduto alla Juve, non c'è ancora l'ufficialità, ma comunque ci sarà a breve. E che dire ragazzi? La cessione che comunque tutti ci aspettavamo, inutile starci a raccontare fandonie, sapevamo che sarebbe arrivata, speravamo magari arrivasse in modalità un po' diverse. Io speravo non andasse alla Juve, ovviamente, speravo si potesse comunque alla fine cedere all'Inter come si vociferava da 6 mesi praticamente. Così non è stato possibile. Perché? Perché comunque l'Inter si faceva forza del contratto che aveva col giocatore, il pre-contratto, diciamo il pre-accordo, scusate, che aveva col giocatore già da 6 mesi o forse anche più, ma quello non ha alcuna valenza poi in sede di trattative di calciomercato. La Juve si è presentata con parecchi milioni in più, almeno una decina, senza contropartite tecniche che alla fine a Cairo non interessano, non sono mai interessate e non penso interesseranno mai, a noi interessano solo i cash che sono arrivati, 40 milioni più 7, si parlava fino a ieri sera, addirittura la Gazzetta oggi parlava di 41 più 9. Fosse così sarebbero comunque 50 milioni, ma comunque 7, cioè 47 o 40, o 50 non è che facciano chissà quanta grandissima differenza. C'è da dire che comunque lo stipendio che sarà dato a Bremer comunque sarà più elevato rispetto a quello che gli aveva promesso l'Inter, perché mi sembra che l'Inter fosse fermata 3,5 e invece la Juve gli arriva a dargli quasi 6 milioni, quindi parliamo di quasi il doppio. Allora, io dico che cioè, posso capire il calciatore perché comunque è un professionista e anche se ammetto che mi faccia male vederlo fare le foto con sciarpe bianconere quando fino a ieri aveva la nostra maglia di allenamento addosso, è strano e dispiace. Inutile dire di no. Però sapevamo che sarebbe andato via e devo dire la verità, ce l'hanno anche molto ben pagato. Non arrivo al punto di dire grazie Juve come ho letto in alcuni forum di qualche squilibrato, io grazie Juve non lo dirò mai e poi mai, ma non mi sento di gettare la croce addosso a Bremer, cioè ovviamente non gli auguro ogni bene come invece avrei fatto se avesse scelto un'altra casacca. Diventa un avversario come tanti altri, perché comunque non è cresciuto nelle nostre giovanili, ha fatto 4 anni qui, non è mai stato capitano, cioè nel senso non c'era questo attaccamento tale per cui si debba provare dell'astio nei suoi confronti. È un professionista, tra l'altro è brasiliano, non è neanche italiano, quindi se n'è andato, pace, prendiamoci i milioni e basta. Comunque dal punto di vista economico-monetario è una grandissima operazione, come avranno detto in tanti. Io non lo so perché non ho visto nessun video fino a questo momento, perché comunque lavorando mi era impossibile. Però comunque c'è da dire che è arrivato Bremer nel 2018 qua al Toro dall'Atletico Mineiro per 5 milioni di euro. E se dopo 4 anni lo rivendi a quasi 50 milioni di euro, vuol dire che tu c'hai praticamente, cioè, l'hai venduto a 10 volte tanto, quindi non gli si può dire nulla a Cairo sotto questo aspetto, ma lui è sempre stato bravo a vendere, quindi non è questo. Il problema è comprare. Il problema è che a me non piace il calcio dei commercialisti, non mi piace dire ah, che figo, abbiamo guadagnato un sacco di soldi. A, perché i soldi non vengono in tasca mia, quindi a me non me ne frega niente. B, questi soldi non verranno mai e poi mai utilizzati tutti per il calciomercato, per fare un Toro più forte, più ambizioso, eccetera, eccetera. Sappiamo benissimo che andranno comunque cioè serviranno a ripianare un attimino le perdite, a coprire i buchi di bilancio e quindi capite bene che se il sostituto poi come si vocifera sarà uno svincolato Denayer, come si chiama? Sì, Denayer, che è svincolato appunto.
le cose si fanno sempre più, cioè il boccone è sempre più amaro da mandare giù, perché comunque per quanto possa essere comunque, e ho sentito pareri praticamente univoci che dicono che questo De Nayer sia un ottimo giocatore, che sia svincolato, non so per quale motivo, dall'Olympique Lione, con cui tra l'altro ha giocato anche in Champions League e tutto il resto, e in passato anche Celtic, Galatasaray. Per carità, un curriculum di tutto rispetto per avere solo 27 anni, cioè solo ha 27 anni, però comunque nel 95 ha fatto già una buona carriera, quindi non dico nulla, non lo conosco, non dico nulla, però ovviamente quando intaschi 40 o 50 e ti presenti poi con uno svincolato, capisci già come sarà indirizzato il calciomercato, ecco. Ma l'avevamo già capito quando è arrivato Radonjić, l'abbiamo capito quando è arrivato Baye, che comunque era un carneade. Quindi va bene, questo qui è il calciomercato che in questo momento noi dovremo fare. Praticamente ci toccherà fare questo. Abbiamo comunque, c'è da dire che abbiamo assistito a questa querelle Inter-Juve. A me sinceramente non frega nulla, mi interessa il bene del Toro, cioè per me loro possono ammazzarsi fra loro, non mi interessa, non mi interessa Juve, Inter, Milan, cioè chi se ne frega, a me interessava il bene del Toro e mi interessa tuttora il bene del Toro. Questi soldi dicono che potrebbero servire già in questi giorni per l'acquisto di Maggiore, per l'acquisto di appunto di De Nayer, ma in questo caso non servono perché è svincolato, serviranno per pagargli sì l'ingaggio che si vocifera intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, 2 milioni. E appunto Maggiore che dovrebbe arrivare, dicono venerdì, a fare le visite mediche, quindi un'operazione da 5 milioni di euro nei confronti dello Spezia e 1 milione di ingaggio a lui. E poi si parlava di altri giocatori, ma comunque sono solo parole perché per il momento non ci sono trattative in ballo. So da quello che ho letto che Juric ha bisogno di un esterno, di un trequartista, a meno che non si voglia fare affidamento su Sek e Horvat, e non credo sinceramente che gli si dia tutta questa responsabilità, entrambi, e quindi c'è bisogno di comprare, perché comunque si è sempre detto che c'erano 8 giocatori da dover comprare e fino adesso le pedine, cioè quasi titolari, e le pedine di cui si parla adesso, anche con tutta la fiducia, si parla di 5 giocatori, quindi comunque 3 posti saranno vuoti, quindi o si fa di necessità virtù in qualche altro modo, o si spera che qualcuno risorga dalle proprie ceneri, cioè tipo, non lo so, che Sanabria non faccia magari 7-8 gol a cui ci ha abituato, ma ne faccia magari 15-16, che Pellegri sia miracolosamente guarisca da tutti i suoi acciacchi fisici e faccia quasi un campionato completo. Cioè, sono tanti, forse troppi punti interrogativi per una squadra che comunque non dico che abbia chissà che ambizioni, perché le ambizioni con Cairo non esistono, si sa che sarà sempre decimo o dodicesimo posto. Però comunque una squadra che non vuole, immagino e mi auguro, tornare di nuovo a lottare per non retrocedere come è successo 2 o 3 anni fa. Vedremo un po', ragazzi. Voi come l'avete vista questa cessione di Bremer? Fatemelo sapere. Grazie a tutti, ciao!